Thank you.
Thank you.
Buonasera, 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 eccoci. Ho abbassato troppo presto il volume della musica, credo ci sarà stato un attimino di silenzio, ma vabbè, fa niente, va bene comunque così. Allora, innanzitutto io devo ringraziare Fortnite Italy che si è iscritto, quindi grazie mille, non so se sei online, se mi stai vedendo, ma comunque grazie, grazie, grazie tantissimo. Ogni singolo follower vuol dire molto per me. Niente ragazzi, spero che stiate bene. Oggi sono più sveglia. Oggi sono sicuramente più sveglia. Quindi possiamo assolutamente andare avanti. Spero di andare un pochino più avanti. Ieri ero veramente, veramente addormentata. Quindi vediamo di recuperare un pochino. Stasera intanto bevo. Come al solito, io non so bere prima del live, lo dico sempre. Abbiamo come al solito la nostra mascotte, siamo pronti per cominciare con Tell Me Why, andiamo avanti e andiamo avanti subito, direi a questo punto, così non perdiamo tempo. Allora, ciao, così. Ci sono troppi fili. Bene, andiamo avanti. Continua, continua. Vediamo un po'. Spero che il volume vada bene. Come al solito, carica lentissimo. Eccoci qua. Perfetto. Deve essere bello dimenticare. Must be nice to be able to forget. So, say we get our answers, and it becomes crystal clear Marianne didn't attack you because of your hair. Ok. What then? We deal with it when we get there. But knowing that would mean everything to me. I get it. What about Tessa? She was Marianne's closest friend. Ah, è Let's vero ask che her c'era about anche you. lei. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Penso che lo siano Well, tutti. maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word was. But we need to go by the store Dobbiamo passare anyway comunque al to negozio. get a few things for the Servono repairs. cose per le Great. riparazioni, giusto? Two seagulls, one stale hunk of bread. Ma che Not gabbiani? sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. Parliamo. C'è qualcosa che non va? You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not Le nothing. donne dicono sempre che non And I'd c'è like us niente. to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. Quel libro ha cambiato tutto, direi. And then we found the book, and things changed. You really don't get that? It's just with the way you avoided this place for the last 3 years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Oh, oh! Yeah. Ciao Joe! Just Scusa, stavo thank God you leggendo waited tutti i 3 years dialoghi. ago. And Spero this is che the vada first bene. time we've Tell seen me each other in why. person. Che bella sta cosa, veri Preidosa. Hai visto? È super carina. Poi invece tutto il profilo l'ho fatto ovviamente rosa, viola e blu. Però l'overlay invece l'ho fatto tutto colorato. Non me la sentivo di tornare, non c'è stato il momento giusto. Non me la sentivo tornare. Ma sai già di It's che not cosa that I parla il didn't want to gioco? see you. Se no te lo I just riassumo brevemente, visto che wasn't tanto l'ho lucky appena with ri Tyler ricominciato, in insomma, ho Domino's Crossing. appena I tried to acceso. visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I Ma non. wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I Le know. foto imbarazzanti But you shut sempre me out. comunque. Adesso All I arrivo. got was non-responses and half-assed evasions. Ok. Notato assai apprezzato. Vabbè, facciamo un piccolo recap. Che cosa succede? Sono gemelli, lui trans, uomo trans, che è stato un riformatorio fino ad ora perché 10 anni prima ha ucciso la madre. E ora praticamente, riassumi, vai, ho controllato un po' lei, ma stavo per incappare in spoiler, ho droppato, brava. E praticamente lui è uscito finalmente dal riformatorio. È andato a prendere la sorella e sono tornati a casa in Alaska perché devono venderla, quindi ora sono a casa. E sono appena arrivati praticamente, non è che siamo andati granché avanti perché ieri stavo svenendo dal sonno.
Quindi questo è, siamo qui. E ora se la stanno litigando. Non gira tutto intorno a te, direi. Ecco, It was about me, not you. fatto una Making it about cavolata. you is really not cool. Seriously? That's it? Seriously. Ok, then. Perché affrettare la vendita della casa? Me le fa fare comunque. So, I was thinking, do we need to be in such a rush to sell this place? We've been over this, and we both agreed it's Siamo giunti time alla for a clean conclusione che break. sarà di darsi I know, definitivamente in trust me. Italia. I'm Non not sto dicendo talking di about rimanere staying a for Roma. Beh, long. Just long enough to get some solo il tempo answers. sufficiente And per maybe ottenere Thomas qualche has risposta. those answers. Maybe not, but it's a place to start. Ok. Well, it would be a shame if there was Sarebbe un something left peccato se ci behind. fosse stato qualcosa da scoprire e noi Toss it l'avessimo out. buttato How via. about Beh, we che ne start dici se digging iniziamo a out why scavare not senza for rimandare sale? la vendita? E And if it seems like we need more nel time, caso in cui ci servisse we'll più tempo talk ne about it then. discuteremo. Okay. Ci sta. Cosa molto importante, loro hanno appena trovato un libro. Allora, la mamma non accettava il suo essere trans, ovviamente. E pare che sia per questo che poi alla fine le sia impazzita male e lui abbia dovuto ucciderla per legittima difesa. Cosa è successo però? Abbiamo trovato un libro che praticamente fa intendere che la mamma in realtà si stava documentando su come crescere un figlio trans e quindi ora sono in paranoia totale. Lui quindi FTM, sì. Così su due piedi mi pare di vedere. Sì, FTM. No. Abbiamo un piano? So, we have a plan? Yep. We ask the Chiediamo di mom about Marianne. today, Marianne è la mamma. but we also stick to our repair schedule. Rispettando il That's really programma just di me. riparazioni. All right, Giusto. deal. Ok, siamo in Alaska Always comunque. tiring. It's been a long time Allora, questo qui è il since diario che scriveva lui. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a L'ho usata a while, Firewood per un po'. until I settled on Tyler. Perché non mi ci sono Most deciso people were pretty per chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. Beh, Tyler non è un brutto nome comunque. Direi che va bene. È un assassino. Yes. Ma poi si scoprirà bene che cosa è successo. Sì, ma... Ah, ok, posso leggere. Mamma ha litigato ancora con Allison, che è la sorella. Almeno stavolta non sta gridando contro di me. Mamma sembrava quasi gelosa quando non le abbiamo raccontato dei nostri progetti nella foresta. Ali pensava che dovremmo dirle della voce. Parlano telepaticamente, praticamente. Nella Dontron c'è sempre qualcuno con poteri. Ma io credo che lo sappia già. Mamma sembrava davvero arrabbiata quando le ho chiesto di entrare nella squadra di hockey. Non c'è nulla di male nel voler fare uno sport da maschi. Continuerò a insistere. Glielo chiederò di nuovo la settimana prossima. Ha detto ancora di no. Che rabbia! Perché rifiuta sempre tutto? Perché non mi lascia mai fare quello che voglio? Beh, fare tutto quello che voglio, sempre anche no, magari. Io e Allison abbiamo iniziato a scrivere una storia. Più Allison. Non le piace quando provo a cambiare qualcosa. Perché uno dei goblin non può essere un maschio? Beh, giusto. Solo questo? Ah, gira. Ok. Eccolo qui. Ieri ho visto Star Wars a casa di Bobby. Luke è davvero forte. Mamma l'ha scoperto e si è arrabbiata. Ma come? Ma perché? Ha detto che promuove la guerra, Star Wars. Ok. Ciao Ale. Zoom, 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 spade laser, oppure la codina del PG. Sabato 5 febbraio 2005, mamma sarebbe più felice se facessi quello che vuole lei. Quando mi guarda non mi vede davvero, vorrei poterle mostrare chi sono, vorrei farle capire, ma penso che lei non voglia. Allison mi ha detto di nuovo che è colpa mia se mamma è arrabbiata con noi, è solo una stupida leccapiedi. Mamma non ci ha quasi rivolto la parola negli ultimi giorni, Ali l'ho vista gettare via alcune pagine del libro dei Goblin. Fa questo, fa quello, non sopporto più la sua voce e non sopporto più il mio stupido nome. Io sono Ollie Goblin. Ok. Bambino, bambino. Guarda, ma che devo I think we guardare? should head out right away. Already Dovremmo uscire tired of the subito. view? Just finding it hard to relax and enjoy it with so much on my mind. Go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. I see. Animale sociale, Social sì, uguale a butterfly. me proprio. Ecco il paesaggio d'acquarelli. No, dai. È peggiore. Seems we got a Ma... trespasser. What the fuck?
You got five seconds. Ah, già, vero che c'era questo tizio qui. Defending my property. Your property? Five. Four. I'm Tyler. Don't know any Tylers. Three. Two. Sam. Ellie? Ok, non devo far niente. Oh, nel gomito, cute. Was I talking to you? Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. Brother. Sa che non lo sapeva. Shit. I guess I heard about all that, but I never. Damn, you look like a real man. So do you, Sam. Anche tu. You know what I mean. I just didn't know they could make a. Non sapevo se riuscisse a far somigliare tanto una donna a un uomo. Si può, infatti. Sono un uomo. Not a woman who looks like a man, Sam. A man. A real man, just like you. Oh, shit. Non è convinto, Sam. Yes, I'm the asshole again. Ho fatto ancora lo stronzo. You gotta excuse us all, guys. I really don't. Come on. You kids keep changing the rules. You can't expect us to keep up. Just respect the people are who they say they are. It's not hard. No, it ain't hard. Just but it just takes some getting used to. We'll get used to it, because we aren't going anywhere. Dai, però non essere così acido. So, what are you doing here exactly? Cosa fai? Oh, yeah. I've been kind of keeping an eye on this place for you. Se i discorsi fanno salire il cringe potentissimo, sì, lo so. Thank you, Sam. Oh, yeah. Però vabbè. You know, your mama, she was a special lady. She deserved much better than you know. Meritava di meglio quel che era successo. Beh, sai, dirglielo davanti forse non è molto carino. Didn't you used to help Marianne with non aiutavi Marianne con le riparazioni? Oh yeah. Seen as your mom had never had a man. Non ha mai avuto un uomo accanto, fantastico, detta così. How antiquated. Antiquato. Thanks. I guess you two are still aiming to sell the place. That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks. Oh yeah, absolutely. But ha cambiato le serre. Selling your mother's house. Are you sure? Sì. Bad, good. It's all you've got left of her. Se le dico nessuno te l'ha chiesto mi pare cattivo. Quindi facciamo un brutto ricordo. Not all. I'm sure sono certo che la pistola con cui ha provato ad ucciderci è ancora lì da qualche parte. What? No! Ma che accidume! What Tyler means is. A fresh start is what we both need. Of course. This place has got to be full of all kinds of bad memories. Che succede? But ma perché? Some good ones too? Ale, glielo consenti, per favore? Perché non capisco perché non vada bene pugno nel deretano. Grazie. Ok, RT, quale cavolo è RT? Questo, ok. È sbronzo. Non possiamo farlo quando stiamo parlando con qualcuno. Beh, in realtà dovevo usare l'accento più migliore. L'audio va bene? Everything okay with you two? Yes. No. No. Ma come? All right. Va tutto bene, sì o no? Decidetevi. What? How well did you know her? Devo anche switchare. Well, I heard what happened that night. Bene. Ho pensato mi stessero prendendo per il culo. Così. Vai. Questa piattaforma non mi vuole bene, ma mi sento bene. Ok. L'importante è che si senta.
other folks said they saw it coming. Qualcuno disse che se lo aspettava. Ok. Eccola lì, Marianne. No. Enigma sulla porta. Che non so come abbiamo fatto a... a risolverlo ieri che stavo dormendo. Oh. Oh, yeah. Yeah, you two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? You ever solve it? Better late than never, I guess. Never solved it myself. I mean, not that I wanted to. Ecco, non dire così. Sembra che li volesse entrare in camera. She may have one or two left. Che abbiamo fatto? Dovremmo andare, allora manca questo. We should get going. That's all you think we'll get. Non possiamo tirarli fuori nient'altro. Vediamo se facciamo altre domande. I guess I could ask him a few more questions. Okay. Ok. No, ha già fatto tutto. Ciao Gagnot! Ci sono, ero a mangiare fuori. Un attimo che mi sistemo, arrivo. Allora poi ci dirai dove eri a mangiare e che cosa hai mangiato. No. Dovremmo andare, sì. Non gli possiamo più dire nient'altro. Direi di no. È troppo andato per aiutarci. He's too wasted to be of anyone help. I'll tell him to get a move on then. Well, we've got a supply run to make and Uncle Eddie's expecting. Zio Eddie, mamma mia, è vero. Oh, buonasera, ciao Stella. Get going. Spero che vada tutto bene. Forse mi avevi scritto tu perché vedo una lucina. We all gotta get going. Controllo. Sì, appunto. C'è un sacco di roba sulla lista del vecchio Sam. Thanks for looking out for this place. Happy to do it. È carino, Sam, mi fa tenerezza, però. Don't hesitate to reach out if you need anything. Anything at all. You hear? Mi sembra invecchiata di 100 anni. Sam? The keys? Oh, adesso leggo, of course. Ah, ecco, le chiavi, giusto. Se magari mi dai le chiavi. This place, it meant a lot to your mother. It almost felt like it was a part of her. Fosse una parte di lei? Ed è come se una parte di lei fosse ancora qui. Hopefully the house doesn't turn out. Speriamo che la casa non si riveli un assassino psicopatico che prova ad ammazzarci nel sonno. Che acidume che è Tyler, mamma mia. Take care of yourself, both of you. Oddio, ma il divano con l'orso è bellissimo. L'ho visto ora. Abbiamo tanto da fare. Okay, go on. I'll be right behind you. Adesso vi recupero, chat. Vediamo se dicono altro. Ma il legno, credo, quel divano lì, tra l'altro, bellissimo con l'orso. Stupendo. Io pazza. Vediamo un attimino che mi dite. Bonsoir, ero io. Appena finito di pappare, lavare i piatti e vedere cosa combinano le bestie. Amori, non vedo l'ora di conoscerli. Che gioco è? Tell me why. Adesso che tanto aspettiamo, praticamente di che cosa parla? Di questi due fratelli gemelli, lui è uscito dal riformatorio perché... Riformatorio? Perché 10 anni prima ha ammazzato la mamma, per legittima difesa. Bello. E quindi ora sono lì in Alaska che devono rivendere la casa. La grafica, sì, mi piace tantissimo. Sam è lo zio weird, puccio che non capisce un cazzo ma diventa una lei perché è puccioso, sì. Lui è una lei, o lei è una lui. Lui non è una lei, lui è un lui. Oh, per fortuna c'è un po' di luce in sto gioco perché sennò sono arancione, ma d'altronde qua altre lampade, altre light non ne abbiamo.
No, vabbè, ma non ci credo. Non prende neanche porca vacca? Dopo la transizione, consentili porca vacca, per favore. Io sto iniziando ad odiare questo automod. Lui ce l'ha, insomma. Non lo so, me lo stavo chiedendo anch'io, ma mi pareva un po' indelicato chiedermelo. Non ne ho idea. Tieni a mente che il tuo ricordo di lei risale 10 anni fa. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. Stava scivolando. So I'm guessing this is Michael? Non ne ho idea se ce l'abbiano, non voglio saperlo, anche perché abbiamo appena visto Spaghetti Weird. Ciao, benvenuto, benvenuta, grazie mille per il follow. Porca mucca, esatto, povere mucche. Tra l'altro, ho conosciuto un ragazzo che stava finendo il processo di transizione, già operato, ma per i documenti in Italia ci vuole tantissimo tempo, sta finendo il ciclo di ormoni. Sì, ho presente che la cosa è molto lunga. Ma tra l'altro, io e Ale abbiamo appena finito di vederci una puntata di Shameless, che mi pare sia 7ª stagione, dove c'è Ian che sta uscendo con un ragazzo trans, e quindi c'è effettivamente questa domanda che ci si fa. E non ho potuto non collegare la cosa con la domanda che hai fatto. Ora si è sposato con una ragazza che gli è sempre stata vicina. Che cosa carina, però. Che cosa molto carina. Sì, andiamo, Tyler, arrivo, ansia. Andiamo, andiamo da chi? Andiamo da Michael? Ma non si può correre in sto gioco, no, eh? Non esiste la corsa, corre quando vuole. Prima mi faccio la corsa. Hey, isn't it your day off? Non è il tuo giorno libero. Here is patrons. Tyler, meet Michael. This is the il collega fastidioso, ma no! I was there for your introduction. Ero lì quando ho scoperto la vodka e marshmallow. Buonissima! E la qualifica che ottengo solo collega fastidioso, ma è buonissima! Una cosa che voglio provare è la vodka alla panna e fragola. La vedo ogni tanto in negozio, magari al supermercato, ma non l'ho mai presa, la voglio provare. Abbiamo deciso, non l'ho detto, puliremo più in fretta se fossimo letteralmente bloccati qui, ma lo sareste. Sono un fan dell'efficienza, non vedo l'ora di andarcene da qui. Ah, vuole trasferirsi anche lui o forse potremmo essere coinquilini? Ma ci sarebbe Tyler già come coinquilino. Ho la vodka in casa, quando venite qui mancano solo i marshmallow. Fantastico! Va bene, poi ci dovremo anche mettere d'accordo un attimino, anche se bene o male il programma c'è già. Mastica una Big Bubble e via. Non è la stessa cosa. È un matrimonio? Ragaz, c'è? Non puoi correre in questo gioco perché non c'è un treno che rischia di prendere sotto Chloe. È vero, sappiamo che Chloe è un po' come Kenny. Signorina Patasnausen, le carte per quella sera, sì. Sì, ci pensiamo e vediamo, eh. È in quel momento che ho scoperto di poter correre. Ma io credo di aver ammazzato Chloe non so quante volte, senza volerlo. Già la prima volta mi è capitato, vabbè, ok, nel bagno, ma perché ero così scema che non capivo cosa dovevo fare per salvarla, quindi credo di averla fatta morire ammazzata e sparata almeno 4 volte. Morire sparata, l'ho detto apposta. Che diciamo? X vuole trasferirsi anche lui. Oh, Michael is moving to Juno too. Tutti a Juno. Oh, and did you guys plan on moving together? C'è già rimasto male. Yeah. Sarà più economico dividerci le spese, non c'è nulla di definitivo. Ma tutti e tre insieme, dai. For sure. The more Ronins the merrier. Oh. I'm studying to be a chef, so you know it'll be good eating. Buono, ce lo vedo come chef. How can I say no to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at 4 to fish. Mi sono svegliato alle 4 per andare a pescare, è stata una lunga giornata. You like to fish? Yeah, there's this spot called Tana degli avvoltoi, ci vado almeno 2 volte alla settimana. It's like an hour drive, è quasi un'ora di macchina, ma è così tranquillo soprattutto di prima mattina. I used to go there all the time. For real? Ah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. Hanno già fatto amicizia, fantastico. Cool. Most guys I know get all smiggle about their gelosi come Gollum dei loro punti di pesca. Ma è vero, i pescatori sono sempre molto gelosi adesso arrivo Gagnot. È invidiosa perché non saprebbe pescare un pesce. Non sarei in grado, ma perché mi dispiacerebbe lasciarli fuori dall'acqua. Vabbè. Rimarrà nei paraggi se hai bisogno di qualcosa. K. Va bene. Senza volerlo.
Esatto. L'inizio confonde perché tu ragioni come essere tornati indietro nel tempo, mica che gli oggetti rimangono spostati, è vero, quindi pensi ad applicare le conoscenze che hai preso non a modificare l'ambiente, sì. Oh, ti piace pescare? Qua un bel pesce per te se ti interessa. Sì, diciamo che la prima volta che l'ho giocato li ho fatti finire così. Ma perché ho detto, ecco, vedi che qua corro, probabilmente c'è una Chloe o Michael da salvare. Ah, ma devo... c'è qualcosa? Aspetta. C'è un ricordo qui da qualche parte. No? Should we go inside or Ah, send sì, anyone to read ecco. from E here? di che qualcosa c'è. Ma me ne accorgo perché c'è il pad che vibra. Voglio il tostino con spaghetti e involtini primavera, buono. And can we get the coconut cake for dessert? Torta al cocco. Easy, my hungry goblins. We have to leave some food for the other customers. But Auntie Tessa said we can have whatever we want. Ok. Mi manca la cucina di She Tessa, still allora make leggiamo. those. What are they called? Fried Da Tessa, speciale del potatoes? giorno, Duck? lumpia, non lo so, al No, salmone con pretty riso sure fritto she made all'aglio, the special 7 dollari, ones. fetta di bibinca, 2 dollari. Che cos'è bibinca? Vabbè, corriamo da Michael. Forse c'è il Nemesis. Corrisco a faccia il Nemesis. Stavo pensando male, c'è il padre che vibra, no? Il pad. Ma dove si entra? Well, Adesso non mi fa più what are we waiting correre. for? Let's Dove go sei, Tyler? Dove shopping. sei? Dove sei? Ah, si entra da qui, fantastico. Non avevo capito niente della vita, allora si entra da qui. E io ci lavoro qua. Well, Tom hello, Miss Vecchi, Rhoda. eccolo. Did you forget something in the office? No, just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? Your brother? Eh sì, Oh, tuo right, fratello. Tyler. What a pleasant Sta surprise. facendo Look, molto didn't Allison il tell you I'd be by today? finto Yes, I sorpreso. think she did. I just didn't Non mi expect to see aspettavo di such vedere un giovanotto dapper young man. tanto elegante, ora si dice così. Well, I did shower this morning. Ho fatto la doccia stamattina, wow. Did you just get Nuovi back metodi into di flirt. town, or? More or Flirt. less, È we've uscito been working male, out the of the old flirt. house, but surprise, surprise, Dopo after essere rimasta finished vuota setting per up 10 anni, the. It was qualcosa era missing a few sparita. things, hence the supply run. Quindi bisogna fare Right, spesa. right. Beh. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. Deve essere bello essere a casa. I'm not sure nice is the Infatti, non word. credo che bello sia la parola giusta. Oh, of course. I assume being there feels Complicato. complicated. Bene. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, Ok. is Tessa around C'è today? Tessa? The wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. Ok. Involtini di banana mi pare dicesse cosa. Il padre ha davvero bisogno della cucina di quella donna, che poi voglio dire, lo percepiamo strano, ma abbiamo sbagliato, era una ragazza che si sentiva uomo. Beh, sì. Non vuol far assaggiare il suo benzina ai pescatori. Allora, non cominciamo con questi doppi sensi sul pesce, perché Emanuel Castro ha appena buttato fuori una canzone a tema che si chiama Wasabi Shock. A proposito, ascoltatela perché io muoio dal ridere. Cioè, non è che muoio dal ridere, ma è stupenda. È geniale. Siamo ai livelli di Crash, Sexual Navigator, e quell'era lì, quindi è bellissima. Vuole pucciare il biscotto inzuppotto. Il biscottone inzupposo. Ricordi come. No, il candy corn no, non sono granché. Candy corn ne parla male, infatti dice anche che è schifo. Parla anche male dei candy corn. Ma, devo fare qualcosa qui, devo prendere cose, vediamo. Michael, you want me to pick up some birch syrup for Vado a you? comprare dello sciroppo That's di a betulla. roundabout way of asking me to make you to my In world. modo indiretto perché devi fare i Ooh, pancake. busted. Sì. Non li prendo? Non lo prendo? Niente, ce ne andiamo. La devo ancora ascoltare, ascoltala perché è geniale. Let's see. French Peonie cut appena peonies, tagliate. triple layer chocolate chip cake, Marshmallow toasted tostati. Buono. Ah, marshmallow. ma sono candele! Dramatic reading of a fancy ass Oh. notebook? Nope, just browsing these fancy ass candles. Allora, questo è tea light. Questo è
Candela all'agrifoglio. E ho soltanto queste? Non profumate. Oh. E questo invece è profumato. Beh, allora queste. Vogliamo le candele profumate, che cavolo. Io vado a flexare un po', ti tengo il lurchino ballerino. Va bene, su cosa flexi? È tipo il purpose di questa live, uscire i doppi sensi sui pesci. Sì, anche perché siamo in Alaska. Teoricamente i pescatori piacciono di più ad Ellison. Vediamo. Oddio, che devo fare? Non ho letto, quindi niente, forse più Later, tardi. we've got some shopping to do. Posso aspettare di avere una crisi di mezz'età per comprarmi una barca. Ecco, sta già impazzendo. A te non accadrebbe mai. Midlife crises are for boring people. You will never be boring. Hey Tyler, candy or chips? You know I got a sweet tooth, sis. E allora candy, dai. Che cos'è? Caramelle. Va bene, dai, gli piacciono. What Facciamoglielo hash it is? contento. Anche se avrei scelto le patatine, preferisco. Sei molto dolce, ma non viene dallo sdolcinato musica con Idris Elba, che non so di che cosa mi stai parlando. E cos'altro devo prendere? Devo prendere altro? Ezra Miller ci piace, anche se ultimamente è uscito un po' di testa. Oh, che bello è sto cosino! Perché Pad fai quello che Hey vuoi? Tyler, remember the Il re giant delle penguin trote è guy I saw? bellissimo. I thought Tom might have retired him by now. You kidding? He never misses a chance to tell customers he won a trout derby. È bellissimo. Voglio il re delle trote. È bellissimo. Dai, raga, guardatelo. Sembra un Magikarp non drogato. È bellissimo. È un Magikarp che sta ponderando la sua esistenza. Lo amo, basta. Non ricordo come si chiama il biscottone, quello grosso dal mulino bianco da inzuppare. Il biscottone inzupposo. È bellissimo quel re delle trote lì, perché fai quello che vuoi, Pad. È bello perché non è felice, sì, è come la mia vita. Eccoli qua che stanno già flirtando, questi due, vedi? Sta cercando di mettermi in mezzo. Voglio aiutare a far sì che continui a essere così. Scusami, tu ci stavi provando? And I'm still debating whether to get the Bibita di off-brand colon sottomarco o or something qualcosa da like riccone. Dai, warm fare soda. riccone. Come un'aranciata. I haven't Non mi shopped like piace this in neanche ages. l'aranciata, ma Take non your lo fa. time and Ecco qua. enjoy it. Any opinion on cleaning products? Only that using them is Usarli a gonna modo poco change the way piacevole you di spend passare your un money. pomeriggio, sì. Allora, qui abbiamo boomerang, tutte le superfici, detersivo multiuso. Oppure organic clean, tutte le superfici. Ma visto che siamo poveri, facciamo multiuso, dai. I'll take the strong one. Facciamo così. Mi spiace. Oddio. È bellissimo anche la pinna caudale da mammifero. Sì, mi spiace solo che non lo vendano su AliExpress. Ma lo stavi già cercando e sto That thing male. is huge. Tyler vuole biscottare le signorine. Non lo so. Vedremo. No, è il biscottone, ragazzi. È il biscottone. Ve l'ho anche citato due volte con l'accento di Banderas. Lui è Rossita. Che devo fare, Tyler? Dove sei? Ci stai ancora provando con Michael? Eccolo lì. Tyler, vieni qua. Perché non posso correre? Non c'è Nemesis. What do we still need to get? Something to drink. Qualcosa da bere. Ma insomma. What? Perché c'è una super That zucca? really is one enormous pumpkin. Infatti. Biggest pumpkin contest winner. Allora adesso. Ah no, questo qui è ancora. Allora, lui voleva da bere. Perché prima non me. That really is one Qual è se. enormous pumpkin. Ma no, io devo prendere da bere. Ah, forse no, ecco lì. Quella sembra la levissima comunque, il gla gla wata bla 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 bla. Esami. Tyler, you want water, soda, juice? Whatever you want. Succo I'm not picky. Wish no. anything sounded good. Non discriminiamo, ce li infiliamo in tasca. 8 litri di detersivi. Rossita, sì, anch'io voglio una gallina. Sono carinissimi. Però
carinissime le galline. Piccolo papillon. Marianne used to sample everything from the bulk bins. Tessa hated it. Gla glauata. Soda all'uva. Andata questa. Okay, I think we're done here. Tom will ring us up at the counter. Oh, esamina. Allison, I'm waiting. Let's pay for the groceries. Non mettermi fretta. The Los Dulcets Live, concerto gratuito, festeggiamenti di Halloween in chiave cattolica. Venerdì 30 ottobre 2015, 19:30 nella chiesa di Santo Stefano, The Los Crossing. Ok. Athletic, graceful and spirited. Ruolo di Rodolfo nella Bohème. Ragazzo tra i 21 e i 31 anni. Atletico, aggraziato e grintoso, anche senza esperienza, richieste abilità canore. Proprio io. Basta. Ah no, ecco qui ancora. Spacca mascelle di Juno. Campo reclute. Ti interessa il roller derby? Iscriviti. Aperto a persone con qualsiasi livello di esperienza. Non è per me, direi. Halloween non è una festa cristiana, non è possibile farla in chiave cattolica. Esatto! È come dire che Babbo Natale ha a che fare con la nascita di Gesù. No! Vattene, ehi. Andiamo a pagare che Tyler mi sta già stressando la vita. Corri! Scappa, c'è Nemesis. Eccoci qua, eccoci. Ci siamo. Ah, com'è arrabbiato. Will that be all? Yes. Thank you, Tom. Monete, a caso. Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. Long time no see. You look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. Sono io con la barba, sì. So we were out at the old house today. Siamo stati alla vecchia casa. Perché ci siete andati? Ma chissà. Even still standing. We found some stuff in Marianne's. In camera di Marianne abbiamo trovato alcune cose che ci ha colti alla sprovvista. Adesso arrivo. Vorremmo farti qualche domanda che la riguarda. Eccolo qui il libro di cui parlavo prima. Sei l'unica persona che forse conosceva Marianne meglio di noi. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know, but I need to ask. Devo chiederlo. Did she ever talk? Ha mai parlato del fatto che fossi un maschio? No. No. Ok. It never came up. I found out much later. Ho scoperto molto tempo dopo, come tutti quanti. Marianne was obviously concerned. She really didn't confide in you. Non si confidava per niente. Your mother was intensely. Era una persona molto privata. Non aveva bisogno di nessun altro ed era stata chiara. She was always willing to ask. Era sempre disposta a chiedere aiuto se riguardava noi. Not at the end. Non alla fine. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. Andare avanti. It's not that easy. What happened that night? You can't understand. Poi di certo non ho capito, ma faceva parte di un disegno divino. Mamma mia, ma se ne escono queste cose. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you, truly. Vabbè. What the hell was that? I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Addestrata dalla CIA. C'è qualcosa di strano. It's weird, right? Yeah, I feel it too. It's like something's on the tip. Ok, vediamo, recuperiamo la chat. Ci sarà una scena in tutto il gioco dove lei è vestita diversa? E Luselle? Lusterone? Quello no. Ma ho capito bene, era nata femmina o la madre lo stava crescendo come una femmina? No, era nato femmina. Però poi... ha fatto la transizione. E la madre non lo accettava. Oh, c'è qualcosa. Ma ci sono qui praticamente. O no? Ah, ecco qui, ricorda. Ah, segui il ricordo pure. Possiamo uscire mentre tua testa ha giocato a carte. Come? Marianne, can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry. Oh, well
what's your excuse this time? Che scusa è questa volta? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Riscuotere i debiti. I'd completely forgotten about that. I remember it, but not exactly like that. Here, let's see. Vediamo se riusciamo a richiamare la mia versione. Okay. No, oddio, se lo ricordano diverso. Dai, fammi ricordare che... Mom, can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne, can we talk? No, we can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Perché c'hanno due ricordi diversi? You remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know. But whatever happened, after that they walked to the counter, and then Marianne lashed out at Tessa, right? No. Marianne defended us because Tessa got all preachy. Which is it going to be? Oddio, scegli quale ricordo vuoi portare alla luce. Transizione. Adesso la signora hanno detto un'altra cosa. L'altro lato dello scaffale, sì. Devo decidere a che cosa credere. Scegli il ricordo di Tyler? O scegli il ricordo di Allison? No. Raga, mi dovete aiutare voi allora. Intanto bevo. Ragazzi, a proposito, vi ricordo, fate punti e mi fate bere. Che io mi dimentico, me ne accorgo quando ormai è troppo tardi. Che cosa scegliamo? Scegliamo il ricordo di Allison o il ricordo di Tyler? Tess era arrabbiata. Oppure Marianne era arrabbiata. Lui. Ok, Joe dice che scegliamo il ricordo di Tyler. Quindi era la mamma arrabbiata. Due per Tyler. Sgracchirsi, grazie Gio. Ai ai ai. Ai ai ai. Aia. Ho fatto qualche crack strano. Potevano essere le cuffie o poteva essere la mia schiena. Non lo sapremo mai. Quindi abbiamo due lui. Ale, Gagnot, voi che dite? Mamma arrabbiata. O Tessa arrabbiata. I want to talk to you now. Aspettiamo ancora un pochino. Prima avevamo qui delle gatte, ma... Crac, crac, crac. Le cuffie o la schiena? Mi sa la schiena. È possibile. Secondo me non è mai stata arrabbiata. Ma chi? Chi delle due? La mamma o Tessa? Perché dobbiamo scegliere chi delle due era arrabbiata, in sostanza. La mamma. Allora, però ho due che mi dicono che era la mamma arrabbiata. Tu mi dici che era Tessa. Ale, abbiamo bisogno di te. Ci serve qualcun altro. Perché io non mi ricordo che cosa avessi scelto. La prima volta non ricordo assolutamente. Mamma era solo impanicata perché non sapeva come trattare un figlio trans. Però questo qui è un ricordo a parte. Io sono impartita. Lo so, volevo sapere se riuscivi a darci un suggerimento. lo so. Non è che questo c'entra in realtà col fatto di lui trans o meno. È proprio un episodio che si ricorda. Mi sa che dovremmo andare per Tyler allora. Perché la maggioranza ci dice Tyler. Quindi niente, ci diamo questo ricordo. Ok? Yeah. Please, Marianne, I'm just trying. Stay away from my children. They don't Non ti sento. I'm just trying to help. I don't need help. Not from you, not from anyone else in this fucking town. Che cattiveria. I'm done with all of you. You're done with the food I give you? The fuel? Maybe you are.
but the kids are my children, Tessa, mine, not yours. Please. Let's Ma dai, che cattiveria. Fine. Okay. You two, wait here. Però sì, cioè, perché, per come me la sono sempre immaginata la mamma, poteva essere così in effetti. Non lo so. Non ti sento bene perché mi parlano sopra, okay. Vabbè, dai, tranquillo. Quando entrarono nell'ufficio, entrambi ci diedero dentro. Cosa pensi stessero discutendo? No, non di lui, secondo me. Adesso sappiamo che ci mentiva spudoratamente. Ok. Era lavarmi il piede che non avevo lavato per tornare a rispondere del pesce col pescatore. Ma come? Cosa? Questo gioco lo creavi tu decidendo i ricordi come in Town of Light? Sì, circa. È della Dontnod, quindi Life is Strange più o meno sei lì. Le nostre scelte influenzano il gioco. A proposito, ho provato ad andare avanti a Martha's Dead, come dicevo ieri, ma sono bloccata. Perché non ricordo assolutamente. Allora, no, prima esploriamo. Apriti però. Can I help you, Allison? Oh, non mi rompere. No, thanks. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Esamina. Prendi. What's this doing here? Nuovo collezionabile. Pellica. Man, Tessa keeps trying everything in these notebooks. Vediamo. Ogni prestito, la roba che regala ai clienti, le donazioni, mamma mia, sembro io. Iniziare a distribuire teste di cavallo se la gente non la paga, può essere. Le piace tenere tutto scritto, lo consegnerà a San Paolo come fosse un curriculum. Guarda. Ah, non me lo fai vedere. Non mi fai vedere. Novembre 2, novembre 8, ok. Ah, beh, la settimana è l'orario. L'orario degli impiegati, va bene. Quindi, indifferente la scelta che fai, non c'è un qualcosa da scoprire. Decidi tu com'è stata la storia decidendo chi delle due era arrabbiata. Sì, praticamente sì. Poi chiaramente questo magari va anche un po' a influire. Allora, qui non... Ah no, che non devo. Niente, parliamo con te. Ehi, questa non è la mia macchina. Questa cosa mi fa molto arrabbiare. Parla. Is there something I can do for you? Il tuo litigio con Marianne. Earlier you said Marianne kept everything to herself. Avete litigato pesantemente qualche mese prima della sua morte. Allora forse. Chi barava canasta. E avete chiuso la porta dell'ufficio per non farsi sentire. Ok. We'll leave you to it. Damn it. Ok. I think she knows more than she's letting on. Neanche noi sappiamo cosa intendiamo. Se riuscissimo a capire con certezza di cosa si è trattato, non avrebbe più scusa. Marian e Tessa erano completamente in fissa con quella canzone. Però ti riesci a ricordare quello? Abbiamo queste visioni ogni volta che vediamo sentiamo qualcosa di emozionante. Forse prestarvi ascolto ci farà ricordare qualcosa. You may be onto something here, Ronan. We can't go back to hell with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong a case as possible. Okay. Let's see if we can figure out what song. Vediamo se riusciamo a capire che canzone era. Ma ti ho appena parlato. Vediamo un po'. Quella TM. Guarda, parla, vediamo. Mi mette lui la musica. Hey Tom. There's something I can help you with? Ricordi quella canzone? Direttissima. This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time. Could I forget? Se ne ricorda. I think she's still got the CD back here.
Oh. A little worse for the wear, of course. Hold on. Bye, that meant sulla canzone. I was happy when it got put away, to be honest. A bit cheesy for my tastes. Un po' melenza. This is it, right? I think so. Carina. Whoa, I just got hit with a flood of memories. You seen what I'm seeing? Vedi quello che vedo io. Che cosa vedo nei tuoi occhi di elfo? Quello che vedo nei tuoi. Volevo controllare questo qua. Oh. Ricorda. Mamma, stop! That's so amazing! Sto ballando! Oh, yeah? Tessa, come join me. You love this song. No, I couldn't possibly. Some of us are actually. C'è qualcuno che sta cercando di lavorare. What the hell happened? Un altro. C'è un altro ricordo. Oh. Yuh. Ok. Continuano a tormentarmi con queste caramelle. Costano tantissimo. Regalava cose. Okay. Andava a credito praticamente. Yes. And I'll be by on Wednesday to help you close, like I promised. Tessa acted like she was Marianne's mom sometimes. Sembrava carina la mamma. Secondo me sì, un pochino la trattava come un caso. Basta, non abbiamo più ricordi? Oh, sì, c'è ancora qualcos'altro. Ricorda. Credevo ti servisse aiuto al negozio. Tyler, che bambino. Avevo bisogno di una mano due ore fa, hai bevuto? No, just had a day, okay? I took a pill. Ho preso una pillola, la sto bene. Kids, come on, let's go. Wait, please, I have something. Take a look at this one. Dai un'occhiata a questo quando arrivi a casa. Sono in grado di gestire questa confusione. Lavoro con queste persone da anni. Adesso arrivo. Loro possono dare una mano. Ok. Cosa sarà stato quel volantino che Tessa ha dato a Marianne? L'ho visto nella stanza di Marianne. Ah, ok. Era piuttosto inquietante. È stato orrendo. Ok, ho capito. Terapia di conversione. Oh. Se fosse vero, vorrei sapere come si è sentita Marianne. Dobbiamo portare adesso delle prove concrete. Portatemi il volantino. Ok. Prima di arrivare a Retrota, fai il giro del negozio in senso antiorario per arrivarci. No, ma credo di aver già fatto tutto. Mi vibra il pad quando sono vicino a un ricordo. Non c'è sta niente. Niente, andiamo da Tessa. Effetto luminoso non c'entra nulla, no, è quando attivo per sperare se ci sia qualcosa dei ricordi, ok, ma in realtà mi accorgo che c'è qualcosa se mi vibra il pad. Ah, guarda che adesso mi fa aprire. Tessa, is it okay if I run a quick Google search? My phone's dead. Sure, but make it quick. I'm going to need the computer. Ok. Linda, urgente. Se ti dicessi che il governo ti deve oltre $10,000 per la tua educazione, non è un prestito, non dovrai restituire nulla, non è una truffa. Credici.
clicca qui sotto e compila il breve questionario per richiedere subito i tuoi soldi. Clicca qui per indicare se preferisci un assegno o un bonifico. Wow, che brutto comunicare telepaticamente con la gente, sì. Coalizione. Eccolo, infatti. Guarda la conferenza del dottor Whitmore, spiegare il disegno di Dio sulla sessualità, 10 grandi aforismi cristiani che ti cambieranno la vita. Sì. Guida per genitori, evitare l'attrazione uomo-sessuale. Campeggio dei cercatori di virtù, 10ª edizione, aperte le iscrizioni per il 2015. Vediamo a suo punto anche gli altri, Salmazia. Grazie per aver acquistato da noi, il tuo ordine accessorio cucina pela aglio è stato spedito. E Tessi. Sono appena tornata dal lavoro e ho trovato le ragazze a letto, che dormivano come ghiri. Adrian ha detto che quando è venuto a prenderle erano euforiche. E hai convinto entrambe a mangiare il tuo care? Quale santo hai pregato per riuscirci? Per tutta la mattina non hanno parlato d'altro che della gita in campeggio con la zia Tessa, dei marshmallow che hanno mangiato e degli insetti che hanno catturato. Non ricordo l'ultima volta che le ho viste entrambe così felici. Di solito una ride mentre l'altra piange. So che sei molto occupata a gestire il negozio e diventare first lady, perciò grazie di aver trovato del tempo per loro, nonostante ti abbia avvisata all'ultimo minuto. Sai com'è andata al lavoro. Le ragazze dicono, ti vogliamo bene, Tessa. Ok. Tu e Tom dovreste venire a cena qualche volta. Adrian muore dalla voglia di fargli vedere la nuova sala multimediale, li terrà occupati mentre noi sorseggiamo video in cucina. La tua sorellina preferita, Notorious N.I.S.C. Credo. N.I.S. Vabbè, l'elefante nella stanza. So che non volete affrontare la questione, ma Lisa ha saltato ancora le prove. Sono settimane che non si fa vedere. So che ci siamo tutti commossi per la sua esecuzione di Danny Boy al funerale di Carl. Ma a cosa serve una splendida voce se non ti presenti alle prove in orario ogni settimana come tutti gli altri? Credo che dovremmo iniziare a organizzare il ballo invernale senza di lei. Che cosa ne pensate? Cogli l'attimo Robin Williams. Vabbè, abbiamo trovato quello che ci serviva. Devo anche altro da cercare, però li dovevo cercare i... Can I help you, Allison? Oh, no, no, le spese. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Ah, 2004. Anything interesting? L'avevamo già guardato prima. Ok. Elijah. Giugno, $24 per ristorante saldato. Settembre, $10 bambola per la bambina. Eric, febbraio $50, marzo saldato, debito di febbraio, settembre $20 per la benzina pagato per intero. E qui non ci interessa di Eric. Oh, Mary Ann, mamma. L'onestà è la miglior moneta, il biscotto della fortuna. Five months before that night, I think we've seen enough. Yeah, we've got a good sense of what went down. Andiamo a parlare con Tessa, fammi vedere. Aprile, $50 per la benzina saldato. Maggio, $37 per generi alimentari, $30 nuova giacca per Allison, saldato. Ha aiutato il negozio. Giugno, $21 saldato per i farmaci. Agosto, $40 per generi alimentari saldato. Ha aiutato durante le ore di punta l'inventario. Ottobre, $140 per riparazione lavatrice non vista. Novembre, $55 nuove scarpe per le bambine a segno scoperto. Dicembre non vista, non risponde al telefono, gennaio non vista. Quindi è da ottobre che ha smesso di pagare. Ok. Ottobre 2004 che ha smesso di pagare. Ok. Your day off and you spend it in the office? Sì. Yeah. I guess I... Is there something I can do for you? Abbiamo ricordato i dettagli. We're back. With details that should help you. We're back. Oh, really? Yes, really. Marianne was having one of her days. You were trying to talk, but she wasn't cooperating. The two of you started arguing, and you went in the office and cranked up that song you both loved. Hmm. And when was that? Well, our memories don't exactly have timestamps. penso ottobre 2004.
visto che aspetta di pagare. October 2004. That was when she stopped trying to pay her debts, right? Yes. Ecco. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Che yeah, cattiveria. We didn't think you guys were arguing about money. Hai parlato del campeggio. We know you support the alliance. Sostieni la coalizione per la famiglia tradizionale. Ne date un volantino sul campeggio. What camp? Come what camp? Campeggio dei cercatori di virtù, mi sembra. The Virtue Seekers Youth Camp. It was conversion therapy. You told terapia her di conversione. Look, your mother was in a bad place. It was clear she was coming apart at the seams. Ho fatto qualcosa di buono, credo. She told me she'd been struggling. Mi disse che aveva delle difficoltà con te. Avevo sentito parlare molto bene di quel campeggio. Your answer to my mother's. La tua soluzione al pessimo umore di mia madre era mandarmi una terapia di conversione. Wow. It's what I thought would help both of you at the time. Tyler, it was worse. Non era solo di cattivo umore, lei non stava bene. Not well. Not well at all. Do you know what they do to kids in those places? I do. Ah, ora lo so. Come prese Marianne il consiglio utile. She wanted to. Voleva lasciarti essere la perfetta farfalla che si nascondeva in quel bozzolo, qualunque essa fosse. Oh. And yes, we are. So she was cool. A lei andavo bene per qualche ero, anche di più. Ti voleva bene, beh, sembra naturale. Voglio essere scortese, ma oggi sono davvero molto impegnata. Ok. Abbiamo fatto qualcosa di buono, allora. Genitore 1 e genitore 2, sì. Bevo intanto. Sono un sacco di dialoghi, mamma mia. Can we grab our groceries? Michael already put them in your trunk. Okay. Bravo, Michael. Bye, Tom. See you later. Bravo, bravo, Michael. What are you thinking? Trying to wrap my brain around all that. I can't believe you got Tessa Vecchi to talk about the past. Bravo. Bravo. Yeah. Marianne, she had my back. Mi supportava, allora non mi torna sul perché è impazzita male. But knowing she was trying to protect me before whatever the hell happened that pushed her over the edge, it feels good, Allison. Hey, look at me. You are allowed to feel however you're feeling about this. Vorrei una sigaretta. You're speaking my language. What? Sorry, I'm just. Sto pensando a cosa this means. Yeah, me too. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. You know Marianne pretty well. Conosciamo molto bene Marianne. Si occupava lui del suo corso. Ti ha mai accennato qualcosa a proposito dell'indagine? Non ho mai chiesto, e beh. Sono sicura che credeva fosse meglio. Immagino che sarebbe stato un argomento imbarazzante per Cina. È un bravo poliziotto nel complesso. Beh, dai. Quindi ora andiamo dal poliziotto che l'ha adottata, dopo che ha fatto incarcerare il fratello. Va tutto bene. Ma tra l'altro siamo ancora al primo capitolo, raga. Qua non lo finiamo più, passiamo tutto il mese di giugno praticamente a fare Tell Me Why. Pensavo di fare altri giochi, in realtà. Vedremo. Ok. Siamo arrivati al dipartimento di polizia. It's usually more crowded, but the other officers punch out at 6 o'clock sharp. There's no crime after 6? In the main streets of Delos Crossing?
O sui ubriachi schiamazzanti. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. But what about drunk bears? Anyway, he's probably in his office, upstairs. Okay. Damn, they still got this creepy mascot, huh? Un eroe locale, un po' come il re delle trote. Officer Justin Beaver is not creepy. He's Delos Crossing's longest serving officer. Quindi ha detto di sopra. Home sweet home. You spend a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. Oh? The whole precinct's basically family. C'è qualcosa? Ricorda. Non possiamo far dormire questi poveri ragazzi qui. Dove credi che debbano andare? I servizi sociali arriveranno tra qualche ora. Questa è l'unica stanza con un letto. Oh mamma, li ha messi in cella. God, not here too. I'm not ready. That's Denise Wilson's desk. Remember her? Oh no, it was her birthday. I completely forgot. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Ecco. Remember this fella? No way. Is that Jay? Yep. Jay. È morto l'anno scorso proteggendo Dee dal morso. Last year, putting himself between Dee and a bear. Damn. Povero cane. Remember this fella? No way. Wait. Is that Jay? No, ma mi fa andare avanti il dialogo anche, ma avevo già fatto. Vabbè. Scrivi. Andiamo. Lascia un biglietto, disegna un cane o augurale buon compleanno. Che cosa facciamo? Cosa gli scriviamo sul posto? C'è un biglietto, vabbè, ma che gli scrivo? Segna un cane, augurale buon compleanno. Non ho capito. Disegna un pene. No, non si disegnano peni. Però adesso compleanno. E dovrei fare gli auguri. Ok, augurale il compleanno, ragazzuoli. Che dite voi? Il cane mi sembra di cattivo gusto. Beh, no, magari no. Però in effetti è il suo compleanno. Vediamo se arriva anche qualche altro consiglio o suggerimento. Ma l'abbiamo già parlato della mascotte inquietante, tra l'altro. Affizzato con sta marmotta. È la marmotta, vero? Scrivi un biglietto in cui disegni un cane che dice buon compleanno. Perfetto. In effetti non ci sarebbero assolutamente problemi così. Niente, dai, andiamo di augurare un buon compleanno. Maybe she won't notice that I added it afterward. Ah, fammi vedere. Happy birthday, Denise. Ok. Però sei impegnata e ha fatto anche la torta. Apri. Ah, non posso aprirla. Well, what did you expect, Dum Dum? Something's in the way. Ok. Vabbè, andiamo su da... You coming? Allison, hey. Just finishing up a call.
Ho cercato di convincere Melinda che Corby non ha finito di leggere. Sir. Make yourself a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Vabbè, mi sta dicendo beviti un caffè e basta, ma perché? Coffee sound good? The machine is in the break room downstairs. Oh. Ah, le ha fatte entrare lì, quindi devo andare in quella stanza proprio, non ce n'è. You know, I really thought I'd lock those memories in some deep, deep part of my brain. C'è un altro ricordo? Ah, io qua ci avevo messo 20 anni a capire dove cavolo era sto ricordo qui, vediamo. Ok. Ah. Ok, adesso qui impazzirò perché c'è un cavolo di ricordo e non capisco dove. Che cosa fai, Tyler? È impazzito. Qui c'è un cavolo di ricordo e io l'altra volta ci ho messo secoli. È per forza da queste parti. Ah, eccolo qua. Come non detto. Where are we going? Dove stiamo andando? We're just gonna sit down in here. I'm gonna ask you a few questions. Dobbiamo solo sederci e farò qualche domanda. Ok. You okay? Yeah. Usually try my best not to remember that night when I'm here. Faccio del mio meglio per non ricordarmi di quella notte. Beh, ci sta. I'm just feeling a little nauseous. Ooh, that's gotta be a new record. Giorni senza avvistamenti di orsi. Ok. I'm not that hungry. Ma sono biscotti. Guarda, c'è il bagno. Ah, I'm not going in. Perché non vuoi entrare? Infame. Ah, è qui che devo spostare, ok. Credevo di andare dall'altra parte. This is heavier than I expected. Ok. E ora che ho aperto. Il commissario di polizia Brown ha chiesto al consiglio di rivedere il budget sciopero portuale previsto per questa settimana. Elezioni cittadine. Il candidato Tom Vecchi appoggia il controllo delle armi e gli stanziamenti per le scuole locali. Perché il controllo delle armi? Ah, ok. Appoggia il controllo delle armi. Ok, come non detto. I biscotti li abbiamo già visti. Qua proprio non ci vuoi entrare tu, eh? Stai dicendo apri. Direi che devo fare qualcosa prima. Fare il caffè, magari? How is it still warm? Ancora sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay? Stai bene? No! Ah, c'è un altro ricordo. Che devo fare? Ah, questo, semplicemente. I can't do this. Calm down, Allison. Non posso farlo, tieniti al piano. Non darti matto. Non posso mentire. Abbiamo già mentito. Andrà tutto bene. You okay? Honestly? No. Quindi si sta coprendo le spalle per qualcosa? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way.
I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Okay. Do you mind if I go inside that room for a second? You sure? Ma ci sono altri ricordi? No. Ah, è entrato lui. It's the first time I've been in here since that night. Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Ecco che c'è un altro ricordo. Ah, eccolo qua. What are you looking at? This poster. Exploring National. I kept staring at it that night. I was picturing myself in the forest, hunting for goblin treasure. Just wanted to be anywhere but here. Yeah. Devo fare altro? Non credo. No, anche perché lui se n'è già andato, quindi ok. Oh, c'è un altro ricordo. Ah, ecco qua. Per fortuna che mi dice l'altro dove devo andare. Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room. Sono tutti nell'altra stanza a bere una cioccolata, certo. Andrà tutto bene. I need to ask you a few questions. Ora devo farti qualche domanda. You're awfully quiet. Yeah. Sorry. Trying to deal with. So, isn't Brown waiting for us? We should okay. Head back to his office. Bene, andiamo, scusami. Hey, okay. Sorry that took so long. Sometimes these old folks want us to come out just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey. Do you remember this guy? Yeah, of course. How can I forget? Tyler Ronan. Back in Delos Crossing. It's good to be back. And just look at you. A man grown. Ma dai. Guess I ate my Wheaties. Mangiati i miei cereali, mamma mia. Come acido. I with those kids at Fireweed. I would say children are the future. I thought that was Whitney Houston. Come on, bro. She stole her entire... Bro, ha detto bro. Everybody knows that. Look at you two. Reunited and it feels so good, huh? Yeah. Not sure how I got by without this dork. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh, yeah? Tanto rifaremo tutte e due, immagino se l'era turbata. Anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No, she dealt with those kind of worries all on her own. Gestiva tutte le sue preoccupazioni da sola. I see. I will tell you one thing though. Vostra madre? Non ho mai sentito che odiasse qualcuno per il fatto che fosse anticonvenzionale, ok? Di solito era l'opposto. Grazie. Thanks, Uncle Eddie. You want my advice? Nothing good comes from stirring. Non nasce nulla di buono da. Ah, ma pensavo che grazie lo dicesse Tyler.
We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. Ho sbagliato. You know, sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, her police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us? Or are you gonna be a cop about Tyler? Dai. No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about fireweed, but I may be a little salty. Potrei essere un tantino irritato per il fatto che mi ha tenuto lontano da mia sorella per 7 anni. Look, that was the court's recommendation. Stati quelli della corte a proporlo. Io ho solo fatto come dicevano. Trust me, son. We all believe that credevamo tutti che ciò che è accaduto quella notte fosse autodifesa, ma non potevamo esserne certi. Ma no! Non potevamo esserne sicuri. Stavo cercando di proteggere entrambi. Credi ancora che separarci sia stata la scelta migliore? Non hai permesso a tua sorella di farti visita quando fa... She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. Guardava me. Allison capisce. 3 anni non sono nulla paragonati a 7. Oddio. Oddio. Eddie ha fatto il massimo per me. Ottenerci separati è stato uno sbaglio. Che facciamo? Però io farei tenerci separati è stato uno sbaglio. Non so voi. Secondo voi? Ditemi. Gattina, ti ho visto. Avevamo una bicicchina. Che facciamo? Decido io allora. Tenerci separati è stato uno sbaglio. Separarci in quel modo non mi ha aiutato a superare la cosa. Proprio il contrario. Anche se fosse stato pericoloso avrei corso il rischio. La separazione è stata atroce. Non sapevo che ti sentissi così piccola, Alci. Non volevo sembrare ingrata, ci sta. Abbiamo fatto un casino. Tutti ci siamo feriti a vicenda. Non è questo a che serve la famiglia? Non possiamo semplicemente andare avanti. Il grande discorsone per cui vinceremo con la forza dell'amicizia. Trascorreremo la notte alla vecchia casa, meglio se ci abbiamo. Ma prima di mangiare qualcosa offro io. Sì, dai, smetti di fare lo scorpano brontolone. Su. Che cavolo è? Ok, non mi aspettavo che c'era qualcosa. Va bene. Quindi siamo ancora a casa adesso. Ah no, ricordo. Ah, c'è ancora quell'ombra lì. Che cavolo? Mamma mia. Ma che è? Ah, il cacciatore. Il cacciatore matto, quello che abbiamo visto nel ricordo ieri. Sotto la casa, ne parlavano. Madonna. Please, mom. I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. I'm going to kill you. No, please. No, please. No, don't do this.
killed her. Okay. We need to call for help. I killed her. No, you didn't. I killed her. When they come, that's what we're gonna tell them. No, no. Yes. We look out for each other. That's what goblins do. And brothers and sisters. It's gonna be okay. 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 Oh, abbiamo fatto il primo capitolo, allora. Ce l'abbiamo fatta a finirlo. Bene. Ok, allora... No, non inizio un altro adesso. Le posso saltare. Come si fa a saltare? Continua. Oh, ok. Allison era felice perché Tyler ha accettato l'offerta di pace di Eddie. Il 74% ha accettato l'anello, ok. Perfetto. 15% ha rifiutato l'anello, l'11% ha buttato l'anello in acqua. No, dai. Che cattiveria. Allison era molto felice di risolvere l'indovinello della principessa con suo fratello. L'81% ha risolto l'enigma della porta. Il 19% ha risolto l'enigma e aperto la porta. Ma io ho aperto la porta. Non ho capito. Vabbè. Tyler si è sentito sostenuto dalla fiducia di Allison al negozio. Il 52% ha scelto il ricordo di Tyler, il 48% ha scelto il ricordo di Allison. Tyler si è sentito rassicurato dal suo legame con Allison quando lei ha preso le sue parti alla stazione. Il 70% ha preso le parti di Tyler, il 30% ha preso le parti di Eddie. Tyler si è guadagnato rispetto di Sam. Il 55% ha chiamato Sam, il 45% non ha chiamato Sam. Ok. Tessa ha parlato di Marianne apertamente con i gemelli. Il 47% ha preso la verità. Ah, il 24% non ha ottenuto una risposta. Il 29% si è inimicato Tessa. Io la prima volta che ho giocato credo di aver fatto parte del 29%. Che ridere. No, qui abbiamo fatto. Ok, Eddie si è sentito rifiutato da Allison quando lei non ha preso le sue parti alla stazione. Vabbè, però... Continua, però adesso lo chiudiamo qui. Basta, così non vediamo nulla. Ok. Facciamo così. Torniamo sul just chatting perché mi sembra inutile cominciare un nuovo capitolo adesso, quando poi smetteremo tra mezz'ora. Direi che piuttosto spegniamo adesso. Stiamo facendo live corte questa settimana, ma va bene. Spegniamo adesso, che così almeno facciamo finta di riposarci, che domani si inizia alle 7, quindi 6:15 mi devo alzare, che bello. E domani, io non so che cosa fare domani. In realtà io avevo pensato a provare più che altro Marbles on Steam, però mi sa che non viene nessuno a giocare. Io intanto stavo mangiando un sorbetto, va bene così, non so che cosa hai visto, però stavamo chiudendo adesso in realtà. Non so se hai visto il plot twist finale che concludeva il capitolo. Domani io non so appunto che cosa fare perché mi sa che non ci verrebbe nessuno a giocare. What a twist, ma l'hai visto? A una certa mi siete spariti tutti, ok. C'eri, fantastico, va bene così. A proposito, bello il mio livido, non so se si vede, c'ho il ginocchio viola, ma che bello. Lurcavo su Smite, ecco, sentivo ma non vedevo, male. Tu hai sempre lividi, sì, sono una banana. Vabbè, così, va bene così. A proposito, signor Gagnot, signora Stella, ma voi domani ci venite a giocare? Perché se no non faccio nulla. Oppure cambio ma non so che cosa fare. Stavo anche dietro alle bestiole sulla torre. No, che carini. Perché no? Vedi che tu mi dai soddisfazioni. Tu mi dai soddisfazioni, Gagnot.
che ti butti nella mischia. Giochiamo alle biglie domani, facciamo una live molto tranquilla. Ma più che altro perché non faccio Gartic Phone domani? Perché l'ultima live è andata da schifo. Posso provarci, sento Andre cosa vuol fare domani sera. Ah, ma basta che avete l'account su Twitch, non dovete fare nient'altro. Basta che mi fate un punto esclamativo play e fa tutto da solo il gioco. Com'è andata l'ultima live di Gartic Phone? In realtà uno schifo, perché purtroppo ho beccato utenti che avevano voglia di dar fastidio, rompere le balle in live, e quindi niente. Ha fatto più schifo che altro, non ho neanche lasciato il voto in effetti, perché non posso impedire alle persone di non giocare. Cioè, no. Non posso impedire alle persone di giocare. Io vi accetto, però date molto fastidio. E lo capisci quando vogliono dar fastidio. Quindi, vabbè, è andata così. Stupida io che non mi sono riuscita ad imporre molto. Niente di grave, però ho ripensato un attimino. Ho pensato, ma mi sa che Gartic Phone per un pochino sarebbe meglio non farlo. Anche perché comunque, purtroppo, non c'era stata tanta adesione per giocare l'ultima volta, e quindi ho dovuto un po' affidarmi anche al pubblico. Vabbè, sono cose che capitano. Quando ero a cena fuori, quando ho guardato sul cielo un colpo e ho visto che avevi la stanza piena, e mi sono detto: meno male, giocano in tanti. No, in realtà ha fatto abbastanza schifo, perché la gente praticamente viene soltanto per questi giochi qua, alla fine. O ti fai il super giro e allora ok, che arrivano sempre gli affezionati, ma altrimenti qua su Twitch o provi a interagire con le persone, ma rischi che arrivano dei rompiballe, oppure niente. Con Gartic Phone fai anche i follower facili, ma a me non interessano i follower facili se poi non vieni mai. Quindi preferisco pochi ma buoni allora a questo punto. Almeno so che sono educati, non danno fastidio, un po' come voi. È pieno di minorenni teste di minchia all'internet, ma tanti minorenni ci vengono a giocare a questi giochi del cavolo, tipo Gartic Phone o simili. Soltanto che essendo minorenni sono anche tanto teste di cacchio. Maggiorenne teste di cacchio, ma lì forse allora ce la facciamo ancora. Io mi sono ritrovata l'ultima volta con Gartic Phone a giocare con 15 anni. Sentivo già le manette ai polsi e mi sento un po' in difetto. No, dovrei mettere un bel VM18 probabilmente al mio profilo, ma soltanto per non incappare nel signor polizia che mi chiama. Non lo so, mi sono capitati un paio che nel nick inneggiavano al dolce per dire: io Twitch mi dissocio da questo. Questo per dire com'è andata la live dell'altra settimana, però almeno a uno ho chiesto gentilmente più o meno. Gli ho detto: senti, a me il tuo nick non piace. O te lo cambi per giocare, lo cambi per entrare nella stanza, oppure te ne vai. E però devo dire che l'ha cambiato, che non ha dato tanto. Eh sì, guarda, sì. Esatto. Devo dire che non ha detto nulla, anzi ha ringraziato che continuavo a farlo giocare se cambiava il nick. Quindi guarda, finché fate così va bene, però poi scopri che hanno 15 anni. E quindi niente, ho disegnato un pene, sì. Esatto, all'insegna della volgarità, e io sinceramente live del genere non le voglio fare, perché ok, tu fai la testa di cavolo, fai la testa di rapanello e rovini la live di qualcuno, ma per me che io aspetto questi giorni della settimana soltanto per far finta di giocare un attimino, passare un attimino di tempo in compagnia che posso 2 ore scarse, mi gira se mi dai fastidio, quindi. È andata così, e quindi questa è la storia di come la mia vita è cambiata. No, questa è la storia per cui io non giocherò per un po' a Gartic Phone. Va bene così. E niente, quindi domani volevo provare un po' le biglie, Marble Sun Stream. Speriamo che venga qualcuno, più che altro. Credo che dovrò magari mettere la chat solo follower quando faccio queste serate, perché così almeno magari. Non lo so, magari la gente viene un po' dissuasa e ci pensa 2 volte prima di arrivare a giocare e dar fastidio. Non lo so, ci devo pensare un attimino, dovrei riuscire a trovare magari un modo per permettere di giocare soltanto se mi segui da un tot di minuti o che
sarebbe una cosa malvagia, ecco, da fare, però per domani non faccio in tempo assolutamente inventarmi qualcosa del genere, quindi andrà come andrà. La chat che richiede un'ora di visualizzazione per poter scrivere, mi servirebbe più che altro un'ora di visualizzazione per capire che tipo sei e permetterti di giocare o meno. Sarebbe meglio quello in realtà, ma poi anche perché probabilmente vedendo la ragazza streamer magari se ne approfittano anche, purtroppo. E quindi va così, ragazzi. Che ci dobbiamo fare? Non so se avete notato comunque, tanto per cambiare argomento, il rossetto che ho fatto, no? Non l'avete notato perché è buio ormai. Vediamo se magari uscendo dal gioco mi si illumina un pochino di più. Vuoi davvero tornare al menu principale? Sì. Assolutamente sì. Ci mette 10 anni per caricare. Comunque, vai. Esce dal gioco, sì. Ecco, ora sono un attimino più illuminata. Ho fatto blu e viola, come la bandiera, raga. Cioè, dovevo farlo, io farò tutto il mese di giugno, tutte le live con questo rossetto qui, perché dobbiamo riprendere i colori, assolutamente. I ragazzini non ci hanno sbatto di aspettare un'ora. Senza nemmeno l'apostrofo, che già non bastava il peso grammaticale del Chan. Impossible Vibes, sì. È lo stesso rossetto che avevo fatto al Pride di Milano quando ero andata con la Vale. Ma Vale? Vabbè. Basta che non riesci a toglierlo poi. Quel rossetto. No, si toglie. Faccio fuori un paio di dischetti struccanti e ce la faccio. Anche perché sono quelli matti. Altrimenti va a finire che mi macchio i denti. Quindi per forza devo usare quelli. E perché non ho il rossetto intermedio? Se no avrei fatto proprio la bandiera. Però vabbè. È una cosa molto molto carina, mi faccio tutto giugno così praticamente, andrà a finire che non mi si leverà più e andrò in giro così. Va bene, prima o poi riuscirò a farlo e ad uscirci direttamente così, vedremo. Ma vale, puoi farti anche i denti di due colori diversi, li faccio arcobaleno. Potrei farli arcobaleno, perché no? Ma ragazzi, ma io con la coda comunque sembro pelata. Sono terribile, cioè ieri con la treccia ero calva. Quelli sopra e quelli sotto, così mentre parli diventa la bandiera, sì. Ma va a finire che poi me lo mangio il rossetto, quindi è così. Tra l'altro tutti i nuovi bannerini, gli header del canale li ho fatti in tempo zero un lunedì pomeriggio, quindi complimenti a me. Comunque sono delle cavolate, però ho anche cambiato l'avatar, ho fatto tutto a tema, raga, cioè non lo sto urlando, assolutamente. E vabbè. Allora, voglio vedere una piccola cosina. Ok. E io ho così tanti capelli che non capisco più se sono insetti che mi stanno toccando, sono io stessa. Compliments. Tra l'altro ci sono anche cuoricini con la bandiera, credo. Vediamo un po' se riesco a ripescarlo. A proposito, ecco, facciamo momento spam, vedete di abbonarvi perché poi avete anche le emoticon dedicate. Non riesco a farle a tema, purtroppo non vengono come voglio io, però avrete comunque le emote personalizzate. Allora, dov'è il cuoricino? Dov'è il cuoricino a tema? Dov'è? Eccolo qui, visto che comunque abbiamo tutti i colori, perché non usare il cuoricino? Esattamente. E quindi niente. Tra l'altro, Stella, che ridere, tu hai il nick rosa e io viola. Ci manca qualcuno che lo abbia blu e siamo a posto. Io ci provo sempre, comunque, quando arriva giugno, a farmi il letto a tema. Ma non ho... Non ho i colori giusti, perché ho il coprimaterasso blu, ho il coprimaterasso viola, ho le federe rosa, non ho il lenzuolo viola. Quindi non riesco a fare la bandiera, purtroppo. Sì, sono carinissimi quei cuoricini lì. Ci sono anche tutti arcobaleno con tutte le altre bandiere. Vediamo, sì. Sono 20.000. Cavolo, ma io usavo tantissimo questa emote, tra l'altro, ora ve la faccio vedere. Mi ero dimenticata che esistesse. Devo prendere lenzuola appena avrò la camera nuova. Yes.
Ma quando cominciano i lavori? Avete trovato una data? Io intanto controllo un attimo una cosina, eh. Mentre ci facciamo queste ultime chiacchiere. Volevo vedere se c'era qualcuno intanto. Lasciamo stare, ok, fantastico. Allora dopo ti rispondo su WhatsApp quando chiudiamo qui. Fantastico, fantastico. E vabbè. Ragazzi, volevo fare un raid, ma non c'ho nessuno. Pensavo che ci fosse Sky, ma mi sa che ha già finito. Uffa. Quindi niente. Al massimo Yu che sta giocando a Genshin Impact, però mi pare un po' brutto raidare uno streamer che vediamo un attimino quante visualizzazioni sta facendo. Solo 27. Ah, pensavo di più, però no, non c'entra niente. Non c'entra niente, poi probabilmente non capirei nemmeno che cosa dice. È tedesco. Io degli ex Cinema Bizarre, in realtà, sto parlando di lui. Ma ve li ricordate? Cinema Bizarre, Tokyo Hotel. Clarissa che ha solo tre persone. Che fa? Perché io in realtà tendo sempre a non, praticamente a non fare raid perché oggettivamente non conosco nessuno. Io sono una che si fa molto gli affari suoi. Fammi vedere. Controllo che fa. Apex Legend. Però non è un gioco che porterei io. Volevo portarvi da qualcuno che magari fa cose simili. I Tokyo Hotel, sì. In Cinema Bizarre, no. Ero anche andata a vederli, tra l'altro, i Tokyo Hotel li ho visti 2 volte. Non è, ma io sono una così che si fa molto gli affari suoi e quindi non conosce tanta gente. Cioè i miei fidati e basta. Ah, Stella, poi ti devo anche dire una cosa su una determinata streamer. E mi sa che hai già capito di chi si parla, però non facciamo nomi. Ho visto che credo che abbia ripreso a streamare, mi è uscita fuori nell'elenco l'altro giorno e ho detto what? Ok, sei ricomparsa? Va bene. Che ricordi gli anni di quando eri innamorato attivamente? Ma come? A posto, se meno. Dopo, sì, dopo racconto, non ho guardato, ma pare che abbia ripreso a streamare. Però non facciamo pubblicità. Fammi controllare. Ad Ale non so se l'ho detto, Ale, in caso sappi che c'è una determinata streamer che conosciamo che forse ha ripreso a streamare, ma fammi controllare dov'è. Mi è sparita. Mi è sparita dall'elenco perché pare che ce l'avessi ancora nei follower. Ah, ecco qua, vediamo. 5 giorni fa! 5 giorni fa era online. Ok, no, non credo che sia single comunque. Non so che cosa faccia. Avevamo un rapporto prima quando avevo iniziato a streamare io, ma non ne ho idea. Non ne ho assolutamente idea. Vabbè, niente, raga. Va così, Eric. Non ne ho assolutamente idea. Non credo, però. Mi sembra si fosse lasciata. Ah, davvero? Non lo sapevo. Dopo ci raccontiamo e ci aggiorniamo, ok? Questa roba non la sapevo. Poi ci aggiorniamo. E niente, raga. Ho speranze di incasinarle la vita, ti giuro, io non ne ho idea. Ho perso totalmente i contatti. Non ti so dire. Qualcosa del genere. Ah, ecco, vedi, io neanche lo sapevo. Ma perché ci siamo allontanate per quel motivo lì che sai, che poi alla fine, bene o male, è stato lo stesso, simile al tuo, quindi va bene. Ma non parliamo male degli streamer, raga. Se non si hanno cose belle da dire, lasciamo stare. Non, si dice il peccato, ma non il peccatore, insomma. E quindi niente, raga, domani, quindi
quindi riprendiamo, facciamoci un piccolo spam. Si gioca a biglia Marble Soul Stream. Io vi chiedo già scusa perché ho provato a capire oggi come funziona, non ci ho capito una mazza. Quindi si vedrà. Parlavi in codice? Sì. Stavo parlando in codice. E io spero che vada bene il gioco di domani, ma tanto sarà imbarazzante socialmente. Va bene, noi ci proviamo. Al massimo cambiamo gioco e impazziamo nuovamente con Crash. Non lo so, o Moving Out. Non ho idea, vediamo un attimino che cosa si potrebbe fare. Marble Soul Stream. Le biglie, quello che dicevo per domani. ma sì, ci si prova. Si fa quel che si può. Che nome impossibile, sì, no, è terribile. Io le prime volte che lo leggevo, leggevo Steam, non Stream. E io non sono dislessica. Quindi figurati. È che trovare giochi che possano coinvolgere anche gli spettatori è difficile. Non ne conosco in realtà di giochi simili che potrebbero piacere per il mercoledì, per il party del mercoledì, quindi non ne ho idea, io sono sempre in difficoltà per quando si parla di queste cose. Tra l'altro ricordiamoci che Ir mi aveva suggerito di pensare al mortedì, quindi da luglio faremo il lunedì giochi, martedì faremo il mortedì, quindi ci sarà tutta la rubrica, praticamente sarà un just chatting su magari mille modi per morire, roba del genere, perché qui siamo persone allegre. E il mercoledì vediamo, teniamo sempre i giochi interattivi o magari potremmo anche fare dei watch party. Così è la volta buona che magari mi guardo qualche film. Eccolo Sky, io non sono allegro, ma io ti stavo cercando che volevo raidarti e non c'eri. Com'è andata la live? A che ora è finito? Andate a seguire Sky, anzi, sciautino. Conoscete già il signor Sky? Spero di sì, altrimenti se non lo conoscete siete brutte persone e bisogna andarlo a seguire. Lui sì che sa parlare in live, non come me che mi impapero. Solo che a volte mi protraggo di più, alle 22.30 smetto. Ah, sembra una figata Marble for Two Check. Questo gioco diventerà un po' come nominare Benedict Cumberbatch, ci inventeremo nomi strani. Parlare, ma se sono una capra, no. Io guarda che qua, la prima live che ho visto tua, mi sono stupita perché ho detto, mica questo qui continua a parlare, che bravo che è, io sono terribile. Marvel Stream, devo fare la live con le penitenze, no? Che figo, allora mi devi insegnare come si gioca, perché io lo volevo portare domani per la prima volta, ho provato a guardarlo oggi, ma sono terribile. Sono terribilissima. Vediamo perché non so nemmeno chi viene a giocare in realtà. E stavo parlando prima appunto che la live, l'ultima live che ho fatto di Garden Phone è stata terribile. Due foto dei piedi ti spiego, no? Foto piedi, oddio. Va bene, è equo come cosa. E vabbè. Nuova moneta di scambio, sì. Io mi ricordo ancora del periodo foto piedi, cioè. Pure che c'erano i nick, c'era tipo Truzzetto 25, 25 non è l'età, c'era, uscivano fuori queste cavolate qui. Ma poi MSN, la Tectonic, oddio, i truzzi. MSN era bellissimo, ti aggiungeva la qualunque di gente, non sapevi nemmeno come ti trovava. I trilli di MSN, praticamente con le conversazioni andavi avanti a trilli e basta, non è che parlavi, si facevano i trilli. Potevi mettere le moto ogni lettera, è vero. Io avevo tutte robe imbarazzanti, nel senso avevo le croci per le T, le croci celtiche per le T, no, le croci gotiche, diciamo. Le croci dark per le T. Avevo la di anarchia per la A, avevo il
punto di domanda viola e nero perché io da archettona fin da quando ho 12 anni, cioè era una roba terribile. Io non avevo più lettere, ma solo emoji oscene, sì. Ma mi ricordo tra l'altro una cosa che mi piaceva tantissimo: c'è stata una versione di MSN che ti permetteva di accendere la webcam, ma senza fare una vera e propria videochiamata, accendevi soltanto la webcam, quindi mi risolveva la vita praticamente. Io potevo star lì in webcam, farmi vedere, tranquilla, parlare con i miei amici, ma intanto scrivevo, cioè la cosa migliore che poteva succedere, ma non credo che ci sia stata tanto. Come funziona? Facevo i pomeriggi addormentato di fianco al portatile e mi svegliavo continuamente sognandomi che mi avevano scritto, no, anche io le cose glitter. Ecco, no, i glitter credo di non averli mai avuti, ma poi era bellissimo perché il nick te lo facevi come volevi e mettevi il grassetto e il corsivo e il colore. Cambiavi quello che volevi, c'era bellissimo. Io non so quante email ho cambiato su MSN. Solo una volta ho uscito l'intimo webcam. Oh, quella funzione di MSN mi è stata complice. Sì, secondo me era bellissimo. Gatta, ciao, è arrivata la micettina. Scusate, momento coccole alla gatta. Ciao, cosa c'è? Dimmi, 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 vieni qua, fatti vedere. Fatti vedere. Ecco qui una micettina. Vai, 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 schiacciami la tastiera. Vai, bravissima. Sei soddisfatta? Momento gatto, sì. Momento micia. Ciao, ciao. Sì, che è copertissima dalla webcam. Non dalla webcam, dalla schermata chat, ma io adesso la sposto. Così. La sposto. Eccoci qui. Così vediamo la gattina. Oggi ho provato un giochetto nuovo. Quale? Narraci che giochetto hai provato. Che faccio così. Ma dove vuoi andare? Scusa. Ho anche abbassato la tapparella perché entrava troppo vento prima. Ma dove vai? Ma non ci passi! Infame, non ci passi! Vabbè. Aspetta che non ci vedo. Detron TV. E che cos'è che non conosco? Ma siamo in vena di coccole qua, eh! Ci strusciamo che è una meraviglia! Ecco, mi va dietro allo schermo. Vabbè. È in vena. Che gioco è? Che non lo conosco. È in amore, no, 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 queste qui sono sterilizzate da quando c'hanno 4 mesi, figurati. No, sei, da quando c'hanno 6 mesi. Dual stick shoot 'em up roguelike. Ok, quindi non è assolutamente il mio genere di gioco, fantastico. No, è che questa gattina qui è tanto affettuosa. Ciao. Ecco, infatti sento un po' delle fusa, soltanto che si ribalta con la coda, non è in grado di star su in piedi. Va dietro all'altro schermo. Fantastico. Vabbè, ha visto in TV che dovrebbe essere in amore e allora fa la posa, è probabile. Io non ho il micio, io ne ho due, tre, se contiamo quello che è rimasto da mio ex. E poi c'è anche l'altro, il quarto gattino, che invece è giù per il momento, che è quello di mia sorella. Eccola qui un'altra micettina. Scusate, ma quando si parla di coccole al gatto non capisco più niente. Ciao! Quante coccole? Adesso però sei coperta. Io non è che posso spostare la schermata chat solo per te quando decidi di apparire, eh? Ne ha tre, è vero, lei ne ha tre piccolini. Mio padre non vuole nulla che caghi fuori dal cesso, ma in realtà si può insegnare ai gatti a farla nel water. Ci vuole tanta pazienza, le mie non sarebbero in grado, già tanto che usano la lettiera. Giusto? Ma come fa? Finta di niente. Ho attualmente tre stecche e uno scorpione, è vero che tu sei quello degli insetti. Ma guarda, io in realtà dovevo prendere soltanto lei dalla gattara che avevo contattato. Però alla fine è venuta a casa anche la sorellina, anche la gemellina. Ma perché in realtà loro erano tre sorelline. La prima, l'altra l'avevano già presa, in realtà, che era bellissima, aveva il pelo lungo. Ciao amore. E allora ho visto lei, ho visto la foto di tutte e tre e praticamente si è andata. Ok, allora ha risposto.
la schermata chat perché ho proprio lo spazio qui apposito. Fantastico. Ok. Ho visto la foto di tutte e tre insieme, ho visto lei, ho detto, ma questa qui c'ha la faccia troppo da gattina sfigata, la prendo io perché se no va a finire che non la prende nessuno, mi ha intenerito proprio il musino, un po' così. Arriviamo lì, e l'altra amicettina, che lo vedi che comunque sono sorelle perché hanno proprio la stessa macchietta qua dietro sul collo. E la gattara fa, sai che quella lì è la terza sorellina, rimarrebbe da sola. E che fai, non la prendi? Via dietro pure lei. È un peccato separarli, anche se sono gatti è sempre meglio che abbiano compagnia, sì, infatti. Mia sorella penso che ne prenderà un altro quando si sistema con la casa. Ufficialmente ora di salutare che è l'ora di fare la nanna. Fantastico, va bene, però hai visto la Eva almeno. Come noi con la terza. Esatto, io ho fatto così con la seconda perché la terza era già andata. Era già andata. Joe, se vai a nanna, allora buonanotte. Io mi sa che seguirò a breve. Però sì, gattini, gattini, gattini. Io voglio riempirmi di gatti. Cioè, sono una gattara. Non ce n'è. Dove stai andando? Vabbè, credo che si voglia arrampicare sull'altro letto. E vabbè. Le tue amiche qui in chat hanno visto Prison School. Joe probabilmente lei sì. Stella non lo so, tu l'hai visto Prison School? Non lo so, io so soltanto che a chiunque parlo di Prison School lo conosce. No, ecco appunto. È molto ignorante, quindi se è, te lo consiglio. Le tue amiche qui in chat sono single? Non è per un amico? No. Mi spiace, no. Le tue amiche qui in chat stanno... No, no, non sono single le mie amiche qui in chat. Lo conosco ma mai visto. Allora te lo consiglio. Quando non hai da fare nulla di particolare, ti consiglio di guardarlo. Sicuramente c'è anche su Netflix. Amazon sicuro. Fidanzata da quasi 9 anni, infatti. Copia incollato e ho avuto la stessa frase. Asa. No, è che siete telepatici, visto il gioco che abbiamo i due gemelli che si parlano telepaticamente, adesso fate i telepatici anche voi. Le tue amiche qui in chat hanno sorelle che stanno single? No. No, sono figlie uniche le due amiche che stanno in chat. Comunque no, non c'è speranza, ragazzi. Con loro non c'è speranza, ormai sono... fidanzatissime, sposatissime, non ce n'è. Le tue amiche qui già hanno amiche che stanno single. ecco, diventa dura la cosa. Quindi non ne ho idea. Non ne ho assolutamente idea, non credo però. A Joe sicuramente non penso proprio. Vabbè, ci avete provato, l'importante è provarci, ragazzi. L'importante è non demordere. Cioè, quando è che ci facciamo un bel meet tutti insieme? Dai, dai. Dobbiamo organizzare gli zii dei nipoti dei nonni dei compagni di banco delle tue amiche stanno single, è probabile. Due sì, ma non sono molto propensa a conoscere gente, allora niente, non sa da fare, queste conoscenze non sanno da fare. Tu buttami una data che io vengo. Il problema è che è un po' infattibile, nel senso che sempre orari un po' tanto schifidi. Io sono un unicorno, mica un agente. È vero, lui è un unicorno. Però adesso tiene soltanto il cappellino unicorno perché fa caldo. D'inverno lo potete vedere col pigiamone. D'inverno potete vedere anche me col pigiamone, col tutone di Harry Potter. È l'antisesso per eccellenza. Il mio pigiamone. No, dobbiamo organizzare magari. Il mio prossimo compleanno, raga, tutta la gente di Twitch, tutti gli affezionati di Twitch siete invitati, dai. Ricordatevelo però perché ho la memoria corta. Two corny smell that one. Quando è il compleanno? A febbraio. Abbiamo un po' di tempo. Io ci sono benissimo. No, ma poi mi dimentico, raga. Andrà a finire che dovrò fare due uscite. Una per i normi e la seconda per gli streamer. Ma che tanto saremo in due gatti, raga. Però si può fare perché bene o male siamo tutti qua. Ci vediamo...
Un punto di ritrovo. Perché Gaglio, tu adesso dov'è che sei? Sei a Varese? Non mi ricordo. O no? Volevi venire a Varese, però sbaglio. Mi ricordo mica. Perché abbiamo Ale a Brescia, Tesca e Bergamo. Qua stiamo a Monza. Stella su Milano, raga, dobbiamo trovare un punto d'incontro. Sono a Verbania, se mi immatricolo studio a Varese. Ah, ecco. Vedi che mi ricordavo che c'entrava l'università, però. Si immatricoli lei, così è più vicino a noi. Orio al serio, sì, ma adesso non facciamo i pignoli, stavo più o meno dicendo le zone. E mangiamo al Burger King però, vero? Perché il Mac non si tocca, Burger King. Però farò avanti e indietro, ho già due contatti da quella parte del lago, fantastico. Raga, tutti sul lago qua. O se no, vi fate la super strada. Venite sul Garda, andiamo a farci una degustazione di... però cacchio, è febbraio, la degustazione di vini all'aperto a febbraio non è un granché. Raga, organizziamo, Ferragosto... No, Ferragosto forse sono via. Vabbè, organizziamo, dai, un'estate ci organizziamo. Ovvio che Burger King, io sono... Non mi dire che sostegno. Raga, mi state deludendo. Cioè, mi fate fare la parte dell'alcolizzata, no. A proposito, è alcolizzata. L'altro weekend ho bevuto il sidro di mele per la prima volta. E non era male. Raga, c'ho capelli ovunque, ho capelli troppo lunghi e adesso li taglio. Faccio come Britney Spears nel 2007. Venite tutti da me con la casa a posto. Fra anni. Vediamo, magari... Il tempo che riesci a metterla a posto tu, forse faccio in tempo ad andar via io. No, è che con i lavori capisco che ci vuole tanto tempo. Sto vedendo adesso comunque con la casa di mia sorella. Se inviti gente. Single, ecco. Inviti gente single. Dovremmo fare un single party allora. O dovresti lanciare un single party. Siamo lo stesso, bravo. Venite a fare vita sociale, venite a fare vita sociale, dai. Ma si organizza, si potrebbe organizzare veramente. Con amiche single ci siamo di più. Raga, sono abituata all'alcol, mi tocca. Mi portate un sacco a pelo quando siete cotti, stracotti. Mi buttiamo nel sacco a pelo, chiudiamo tutto fin sopra e quel che succede, succede. No, non si dicono queste cose. Dissociamoci tutti, Twitch. E vabbè. Vabbè, raga, che bello. Andrà a finire che io dovrei fare soltanto just chatting ignoranti così. In caso se ci sta una piscina, consento al non invito dei single. Vabbè, allora, se c'è una piscina, io devo forse perdere un altro paio di chili e forse mi posso mettere in costume e farmi vedere. Più che altro farmi gli addominali. Io basta che non mi metto alla guida e posso bere quel che voglio, ma il vino rosso mi dà il vomito, come la grappa. Di bianco sopporto solo il bianco dolce. Come 55 kg per 1,80? Pesi meno di me, poco meno di me. Devo perdere dei chili protettivi. Ma io il chilo protettivo lo dovrei perdere soltanto sulla pancia, in realtà, che non sembra, però è la forma della pancia che non ci piace. Sono un addobbo di Natale, no? Ma veramente, come fai 55 kg per 1,80? Oddio, ma è sceso sotto i 60 da 1,80 che sono. Ma raga, ma allora, se usciamo insieme, io siamo l'articolo Hill che va a prendere una boccata d'aria? Cioè, io vi guardo col binocolo praticamente, io sono 1,65, ma proprio essere generosi. Vabbè. Va bene così. E anche io siamo più o meno uguali, io e te. Io forse sono leggermente più bassa, tra l'altro addirittura. Sono il nerd meno nerd che esista, secondo gli stereotipi giapponesi, diciamo. Mica è bassa per una ragazza 1,65, no, è giusto. Però rispetto a voi sì. Non è nemmeno granché alto, 1,80 per un uomo. No, vabbè, ok, dai. È giusto alla fine. Soltanto che più siete magri, più sembrate più alti. Io mi ricordavo più alta, no. Io, se so, cioè, io ti dico 1,65 da arrotondare, ma in realtà sono
Forse un paio di centimetri in meno, credo. Non lo so. Quando vediamo le 1,55 con quelle di 2 metri, allora si fa strano. Sono ad altezza. No, non si dice. Secondo me riesce a prendermi in braccio. Oddio, 55 kg non penso, però ho più forza di quello che sembra nelle braccia, quindi va bene. Ecco, dovrei perdere anche un po' di ciccia sulle braccia. Ma va bene. Dettagli, dai, un pochino di ciccia è stato a perdere, però facciamo finta che ci piacciamo lo stesso così, dai. Misurati la mattina appena alzata che sei più alta. No, non mi muoia lei. Non mi muoia, se no come facciamo qua? Ma che la ciccia, è vero. Te mi conosci quando ero nel mio periodo più peggiore, stavo dicendo, nel mio periodo peggiore. Quindi puoi testimoniare il cambiamento. È strato protettivo di salute, mica una brutta cosa. Una volta mi dissero che non era un problema se avevo chili in più perché vuol dire che c'era più pelle da marchiare, nel senso con i lividi. Si può dire perché tanto siamo in fascia protetta. E questo qui è un bel complimento se ci pensi, fa vedere la cosa in un'altra maniera. Allora, a te piacciono i giochi di carte logica? Madonna mia, lo dici a me. I giochi con i giochi di carte, io sono pessima. Sempre bella se seta e se mo. Senti chi parla? Dipende. Dipende che cosa intendi. Le carte da poker? No, non ci so giocare. È Ale quello che ci sa giocare a poker. No, no. Una volta ci avevamo giocato una specie di strip poker, o sbaglio? Cioè, ci ho avuto un flash, aspetta. Ma sicuramente non era poker, ok? A me non hanno mai dato questi complimenti, no. Il blackjack non mi dispiace. Blackjack è squillo di lusso. Vedi che me lo confermi allora, però non era esattamente poker. No, se dobbiamo giocare a carte io sono pessima, giochiamo rubamazzetto al massimo. A noi uomini non complimentano mai nulla. No! Card Shark è un gioco dove devi barare a carte per fregare i nobili francesi, ma io non è che barerei, semplicemente giocherei a caso perché non capirei. Il massimo di carte che gioco è Cards Against Humanity, tra l'altro so che c'è online. Ma non è un granché. Avevo provato a portarlo una volta, ma not so good. Non mi ricordo che gioco era, ma ho adorato. Troppa timidezza, però. Vuol dire che allora la prossima volta ci si ubriaca come si deve. Oddio. Si beve un pochino giusto per sciogliere i freni inibitori e si gioca senza far sfociare, magari. Ecco. Ci dicono solo, ma così grosso non c'è. Ma lo sappiamo tutti che si stanno mentendo facendo le finte sorprese. I complimenti li faccio a tutti se conoscono, mi vergogno, è giusto così, i complimenti vanno fatti. E chi non ha visto il mio man raga? Che cosa sta diventando tutto questo? Lo dici a me senza far sfociare? Sì, lo dico esattamente a te. Nel dubbio bevo. Tra l'altro io dovrei cambiare anche la categoria, ma chi se ne frega. Non farmi bere, ok. Va bene. A proposito, mi hanno riscattato un bevi. Raga, domani mi porto la vodka liscia. No, raga, quanta roba c'è? Allora, dai. Allora, bere, ho bevuto. Siedi bene. Mi siedo bene. Sgranchisciti. Aia, sempre male qua dietro, evidenzia il mio messaggio e mi impazzisce, ok? Gris che ne pensa? Ce l'ho in lista. Ce l'ho in lista per prenderlo. Me ne aveva parlato Milky, credo, e mi ispirava abbastanza più che altro per la grafica. Quindi penso che lo prenderò prima o poi, in un futuro prossimo. Però sì, lo avevo in lista. Ho visto che tu ci hai giocato, quindi non vedrà. I miei VOD chill, è probabile. Avevo visto che ci avevi giocato in realtà, però uno sguardino ce lo potrei anche dare. Tanto ora che lo prendo, chi lo sa. Ecco. Si può fare, però, si può fare, si può fare. Comunque, tornando al discorso del bere, raga, come potete lasciarmi da sola? Io ho un bicchiere di vino tatuato sul braccio, come potete vedere. Non potete lasciarmi da sola. Le 2 migliori live della mia vita, allora le vado assolutamente a vedere domani pomeriggio.
Direi che sa da fare. Direi di sì, direi di sì. Io bevo, brava. Bravissima. È un piccolo short. C'è un piccolo short di trailer, fantastico. Dopo allora me lo guardo prima di andare a letto. Poi trattenetemi, ma bevo. Ci penso Andrea, dai. Tranquillo, sto di sopra a giudicare la vostra ubriachezza, fantastico. Però se non ci sono i video non è mai successo. Che cosa è diventata questa discussione? O lo guardi ora, in live? Non saprei come mostrarlo a tutti. Ma perché se mi cambio tutte le impostazioni basta, esco scema. Io ho veramente tutto preimpostato. Non hai idea, se vado a cambiare qualcosa alla fine. Sono uno di quelli che si gode le cose sul momento, niente riprese durante i concerti. No, io invece sono per far foto, video ogni tanto, magari non tutto. Però ogni tanto sì. Non mi pianga, Sky. Non sono sicura che mi riuscite, a meno che non imposto subito ora. Ma più che altro Twitch non fa problemi se vado a mostrare il tuo canale. Vediamo. Allora, facciamo. Dai il consenso tu. Ok. Allora, devo andare a impostare tutto però adesso, aspetta un secondo. Perché questa cosa non ce l'avevo pronta su questo overlay. Allora, facciamo così. Andiamo già sul tuo profilo. E dov'è il trailer? Non vedo assolutamente nulla, dimmi qual è. Bravo. Ah, su YouTube già? Sono come senziente che il video che passo può trasmetterli. Ah, ok. Ma allora, scusami, ragazzi, cliccate tutti su quel link e andiamocelo a vedere. Allora. Facciamo così. Fai un 2-3 stella per vederlo, perché? Perché non me lo... Ah, eccolo. È veramente un trailer, ok. Non ricordo se da Milky Argentias. Milky credo che l'avesse giocato, ma non sono sicuro. E tu sai fare anche gli short su YouTube comunque. Non ci sto credendo mai nel mondo. Ti consiglio di guardarlo. Perché sembra molto molto carino. Ho fatto il su Instagram ed è andato bene. Io non sono in grado di farle queste cose. Allora, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Facciamola così. Ok. Senza però. Sto impazzendo, ragazzi. Non riesco a farlo vedere. Facciamo così e basta. E la nostra storia incomincia. È muy muy figo. Ci piace. E riappaio. Ti permetto anche quello sotto. Oh.
Qual è quello sotto? Quale intenti? Nel dubbio, ragazzi, seguitelo. È parecchio meme. Ah, ok. Pensavo che c'entrasse sempre con Gris. Ragazzi, io però adesso il cavallo con le occhi. What? Io vi saluterei però adesso, perché più che altro mi devo alzare alle 6:15, raga. Rimarrei molto volentieri a chiacchierare ancora. Però va a finire che poi non dormo. Al massimo ce la chiacchieriamo domani. E sei ancora qui? Eh sì, sono ancora qui. Sono ancora qui perché mi siete qui a farmi compagnia. Però ad una certa devo mollare il colpo anch'io. Anche io vado, che arriva quell'altro da lavoro. Ok, va bene. Buonanotte. E vi saluto allora. In caso vi aspetto domani sera. Cominciamo sempre alle 20:50. Pre-live, quindi c'è tutta l'introduzione. Vedi a non essere fidanzato. Nessuno da aspettare, no. 20:50 cominciamo con l'introduzione, con il pre-live, e poi invece alle 21 giochiamo. Ci sarà sempre un pochino di just chatting, un pochino come va, come non va, poi giochiamo a Marbles on Stream, sperando che vada bene, o altrimenti ci inventiamo qualcosa. Non è che le tue amiche qui le vanno fidanzati con sorelle single? No, non è fattibile, chiede per un amico, giusto. Ragazzuoli, vi saluto, fate buona nanna e ci vediamo domani sera. Ciao!